Buon Ferragosto a tutti, è una festa che taglia a metà la nostra estate, ma è la Pasqua dell'estate e ci richiama a certi valori che purtroppo in questo momento non soltanto la cultura ma addirittura la fede sta dimenticando, come l'orizzonte dell'aldilà, l'orizzonte del cielo, l'orizzonte escatologico, e è un guaio perché abbiamo perso un po' di vista il fatto che la storia abbia una direzione e sia incamminata verso una pienezza che sta al di là di essa, e quindi il fatto che la nostra speranza è riposta in Gesù Cristo, ha un nome e un volto la nostra speranza, ma soprattutto in Gesù Cristo speriamo che questo mondo di miseria, di violenza, di sopraffazione, di dolore e di morte abbia fine. La festa dell'Assunta ci richiama al fatto che pure noi siamo diretti verso una pienezza. Dio non è invidioso dell'uomo e Dio non trionfa sulle ceneri dell'uomo, ma Dio trionfa e glorificato se l'uomo è pienamente felice come Maria. In questo senso, nonostante le difficoltà, auguro a tutti quanti buon Ferragosto, alla società civile e politica, alla comunità ecclesiale, alle nostre diocesi, alla comunità cristiana, soprattutto ai ragazzi e ai giovani che hanno incontrato il Papa in questi giorni al Circo Massimo a Piazza San Pietro, che ci chiedono di camminare insieme con loro per costruire un mondo più a immagine e somiglianza di Dio e della Trinità. Buon Ferragosto a tutti.